ascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel saggio appena pubblicato dal titolo I Templari, la mistica, l'Islam, la guerra di Christian Guzzo, che abbiamo il piacere di avere nostro ospite, al quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci parli di questo saggio. Prego, Christian, a te. Grazie, grazie Maurizio e grazie ad Italia Medievale per avermi consentito di presentare questo libro che, come giustamente sottolineavi, è di freschissima pubblicazione dal momento che è uscito ufficialmente il 30 di marzo. Bene, sono particolarmente orgoglioso e contento di questo lavoro, soprattutto perché, diciamo così, è il frutto di una meditazione di molti anni. Sappiamo perfettamente che ormai l'argomento Templari è stato indagato in lungo ed in largo da grandi studiosi e anche da studiosi che magari non avendo la competenza di carattere accademico hanno tentato in qualche modo, con meriti assolutamente riconoscibili sul campo, di chiaroscurare le vicende dell'Ordine del Tempio, in particolare nel nostro paese. E quindi da che il primo testo, diciamo poi sostanzialmente scientifico, sui Templari di grande, se così possiamo dire, mainstream, di grande diffusione, è stato quello di Demiurger, che fu pubblicato alla fine degli anni Ottanta, Vita e morte dell'Ordine dei Templari, che aveva come dire, uno spessore piuttosto limitato da un punto di vista proprio della grafica e della impaginazione, al momento che Demiurger faceva un po' il punto negli anni Ottanta della situazione, cioè sulla base di quelli che erano gli studi fino a quel momento pubblicati da parte soprattutto della storiografia inglese e francese. E Demiurger compila questo libro che ha un successo enorme, viene pubblicato in Italia da Garzanti, viene ristampato più volte da Garzanti. Quello sembrava un po' il vademecum di noi studiosi di Templari, perché noi tutti ci abbeveravamo, nel vero senso della parola, a quello che era poi il verbo dell'epoca, fino a quando poi comunque in italiano hanno cominciato in qualche maniera a essere pubblicati altri testi molto importanti, tra cui quello di Malcolm Barber, che è una traduzione dalla lingua anglosassone di un testo che si chiama The Unitedwood, che in Italia uscì per la PM Edizioni, una casa editrice benemerita che ha avuto il merito di dare il giusto spazio a questo testo, che è sicuramente uno tra i più importanti per chi voglia avvicinarsi allo studio dei Templari in maniera seria e soprattutto scientifica. Bene, ma facciamo un passo indietro, torniamo a Demiurger. Come dicevamo, il testo di Demiurger, per quanto fosse a suo tempo, se non ricordo male, più o meno lungo 300 pagine, era chiaramente un po' come dire, il termometro di un'epoca storica in profondo divenire per quello che riguardava gli studi sui Templari. Negli anni 2000, 2004-2006, adesso non ricordo esattamente l'anno preciso, Demiurger ripubblica questo testo, e in realtà da un libro di 300 pagine abbiamo ritrovato un tomo vero e proprio, quasi enciclopedico, perché naturalmente nel corso diciamo, quasi 20 anni e più che separavano la prima edizione di Vita e morte dell'Ordine dei Templari da questa versione enciclopedica, gli inglesi l'avrebbero chiamato sicuramente brick, il mattone, perché era effettivamente un mattone. Gli studi si sono moltiplicati, complice anche un grande interesse che il mondo accademico ha maturato nei confronti di un argomento così particolare, così particolare perché sappiamo perfettamente che lo studio dei Templari attira chiaramente l'interesse del mondo accademico, ma anche di un parterre di studiosi che in qualche maniera ricollegano le vicende del Tempio a
come dire, alla massoneria o a segreti che naturalmente non hanno nulla di filologico. Franco Cardini, in una bellissima introduzione fatta nel 1994 al Mistero del Graal di Julius Evola, usa un'espressione felicissima e molto molto bella, la tentazione afilologica, cioè significa che se lo studioso cede in qualche modo alla tentazione di fantasticare sulla storia, non fa altro che creare un mondo artificioso e quindi un'informazione artificiosa che non serve praticamente a nessuno e a nulla se non magari a creare dei sensazionalismi che poco hanno a che vedere con gli studi accademici. Bene, i Templari sono, anche per via delle note vicende giudiziarie che li hanno coinvolti, sono stati sempre, come dire, legati, no? A doppio filo a una sorta di alone sulfurio che si era creato attorno all'ordine e che naturalmente, appunto, sappiamo perfettamente essere stato costruito a tavolino da Filippo il Bello e dei suoi consiglieri per depauperare le ricchezze dell'ordine e per in qualche maniera sacrificare l'età ormai agonizzante delle crociate a quella che noi oggi chiaramente potremmo definire come la ragion di Stato. E nello stesso tempo, però, una parte della storiografia ha tentato di effettivamente ribaltare un po' la questione, cioè erano effettivamente tutte menzogne, quelle che vennero portate sul tavolo degli inquisitori francesi, ma non solo, e che chiaramente costituivano un po' come dire, il pamphlet giudiziario attorno al quale poi si costruì il processo ai Templari, cioè, ovvero erano effettivamente innocenti oppure erano effettivamente colpevoli di essere in combutta con il demonio, di adorare il famoso Bafometto, di officiare delle cerimonie scientemente blasfeme di affiliazione di neofiti all'interno dell'ordine. Beh, su questo chiaramente si è sviluppato un vivace dibattito anche a livello scientifico che diciamo così, non diviso gli studiosi, ma ha portato sicuramente una maggiore attenzione nei confronti di quelle che furono le accuse rivolte ai Templari. Bene, il mio libro in qualche maniera cerca di, partendo come dire, dal processo, quindi diciamo dai momenti immediatamente successivi al processo, di dare una risposta a questi interrogativi studiando che cosa? Studiando in maniera specifica e dedicando quindi un volume intero alla spiritualità dell'ordine templare, una spiritualità naturalmente cristiana e ortodossa, come avrebbe sicuramente scritto la mia amica Helen Nicholson dell'Università di Cardiff, oggi ormai in pensione e professoressa benemerita della medesima università, una ortodossia che fu assolutamente mai scalfibile da illazioni e da congetture che in qualche maniera avrebbero voluto inchiodare l'ordine sul banco degli imputati. Quindi parto sostanzialmente dalle ceneri, nel vero senso della parola, di Jacques de Molay, che secondo i Villani sarebbero state raccolte nottetempo e portate in luoghi santi, comincio in qualche maniera ad indagare le radici profonde della spiritualità dei Templari, una spiritualità che naturalmente era connessa a stretto nodo con le radici gerusalemitane dello stesso ordine e con tutte le suggestioni che potevano rivenire da un cristianesimo sicuramente di carattere carsico che aveva delle caratteristiche sicuramente più singolari rispetto a quel cristianesimo ormai istituzionalizzato che veniva predicato in Occidente. Tenete presente che la cosa sostanziale sulla quale bisogna insistere è che i Templari maturano questa vocazione nella terra all'interno della quale si trovavano i segni tangibili della vita, della passione, della morte e della risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. E quindi vivevano
sulla loro pelle, non attraverso le letture, ma attraverso la pratica quotidiana di questi luoghi, il cristianesimo. Ed è chiaro che in relazione a questo, il cristianesimo al quale si abbeveravano era assolutamente differente, non fosse altro per, come dire, per le contaminazioni culturali che questo cristianesimo aveva avuto, perché consideriamo anche che in Terra Santa le etnie che esistevano e che convivevano da secoli erano variegate, variopinte, caleidoscopiche, direi. E quindi, naturalmente, ognuna di queste etnie che si abbeverava naturalmente alla fede cristiana, aveva chiaramente una serie di tradizioni orali, una serie di, come dire, riti, di liturgie che erano state in qualche maniera assorbite da questa coinè cristiana che veniva rappresentata da Gerusalemme. E nel momento in cui i templari arrivano dall'Occidente, i primi cavalieri chiaramente che decidono di vivere in queste terre arrivano dall'Occidente, non possono fare altro che assorbire a loro volta queste credenze, queste tensioni, addirittura queste tradizioni orali che circolavano in Terra Santa. La necessità di costruire quindi un ordine, diciamo così, fra virgolette, poliziesco, perché era questo poi all'inizio l'ordine dei Templari, era un ordine che esercitava un servizio di polizia in un territorio assolutamente ostile. Da questo poi naturalmente nasce un'esperienza che radicalizza la presenza dell'ordine stesso in quelle terre. Cioè, essi non dovevano essere soltanto dei, fra virgolette, dei gendarmi che proteggevano i pellegrini che dal porto di Giaffa giungevano a Gerusalemme in visita ai luoghi santi, ma dovevano rappresentare il primo esercito professionale permanente che aveva il compito di difendere non soltanto coloro i quali si recavano in visita, ma di costituire il presidio che avrebbe dovuto tutelare e proteggere che cosa? Il luogo nel quale, secondo appunto le scritture, si sarebbe verificato il famoso Armageddon, cioè il secondo avvento del Cristo e quindi poi naturalmente l'avvento dell'Anticristo, no? Che rappresenta l'avversario per antonomasia con il quale appunto il Cristo nel suo secondo avvento si sarebbe dovuto scontrare. I Templari quindi che cosa rappresentavano? Erano i custodi dell'area più sacra di Gerusalemme, ovvero sia del Tempio, di quello che appunto secondo la tradizione rappresentava il sito sul quale sarebbe stato edificato il Tempio di Salomone e sul quale insisteva naturalmente la loro sede storica, ovvero sia la moschea di Al-Aqsa, ma non solo, c'era anche la moschea di Omar che aveva altrettanta importanza e un'importanza talmente grande che i Templari addirittura commissionano una grande croce che fu posizionata esattamente su quella che era la cupola di questa celebre moschea. Quando nel 1187 la città di Gerusalemme verrà riconquistata dalle armate di Saladino a seguito della disastrosa sconfitta delle armate cristiane guidate da Guido di Lusignano nella ba celebre battaglia di Hattin, il Saladino farà rimuovere questa croce e la farà portare via da Gerusalemme e seppellire affinché tutte le chiaramente si trovava a Gerusalemme, viene portata a Damasco e viene sotterrata davanti alla porta principale della città affinché tutti i pellegrini che si ricavano in quella città potessero calpestare questa croce che era stata sotterrata sotto, diciamo, nei pressi di questa porta, una sorta di, come dire, di damnatio memoriae che non si limita solo a questo. Quando Saladino giunge nell'area del Tempio di Salomone, fa demolire tutte le strutture che erano state costruite all'interno della moschea di Al-Aqsa e fa purificare l'interno di essa attraverso l'uso di acqua frammista a rose,
Il luogo chiaramente poi viene anche fumigato con dell'incenso perché doveva essere decontaminato dalla presenza degli occidentali, in particolar modo dei templari che rappresentavano poi effettivamente, diciamo, l'elite, no, dei franchi in Oriente. Bene, io ho esaminato sostanzialmente questi aneddoti, anche peraltro poco conosciuti, che riguardano i Templari in Terra Santa, ma non mi sono limitato solo a questo. Ho esaminato la spiritualità dei Templari anche e soprattutto in relazione alla duplice vocazione che i Templari stessi avevano assunto, ovvero sia quella, diciamo così, religiosa, non monastica, perché in realtà i Templari non erano dei monaci, non erano tecnicamente dei monaci. Erano, diciamo, dei canonici, ma in realtà fra di loro si definivano fratres, quindi come fratelli. Peraltro non potevano amministrare gli uffici divini e per questo avevano bisogno di, appunto, di rivolgersi a dei sacerdoti che l'ordine cooptava al proprio interno, i quali potevano non solo amministrare i sacramenti, ma potevano raccogliere le confessioni dei Templari con un potere assolutorio che addirittura era superiore a quello degli arcivescovi. Quindi entro un po' nel merito anche della semantica, ecco, tecnica, che li riguarda, e arrivo chiaramente naturalmente a esaminare la vocazione, religiosa e al tempo stesso quella militare. Ho esaminato diversi inventari delle case, in particolare ubicate nella penisola iberica, attraverso i quali sono riuscito in qualche maniera come dire, a dividere fondamentalmente le case del Tempio in due tipologie differenti: case che avevano attitudini difensive, in particolare nella penisola iberica, e case che avevano invece attitudini offensive, e questo sulla base della quantità di armi che all'interno di queste case sono state comunque rinvenute e che sono state poi minuziosamente inventariate all'epoca dei processi. Quindi sono entrato nel tecnico, nel tecnicismo, diciamo, pragmatico, e poi ho esaminato invece la guerra in un senso più macrosistemico, cioè in una visione escatologica tout court, all'interno della quale la dimensione spirituale è indissolubile da quella guerriera, da quella chiaramente militare, che poi diventa la vocazione, come dire, caratterizzante dell'ordine, no? Quella che poi verrà in qualche modo, fra virgolette, copiata o emulata, se così possiamo dire, dagli ospedalieri, dai cavalieri teutonici, ma non solo, anche da ordini che verranno istituiti anche in un'epoca più tarda, come l'ordine di Calatrava, l'ordine di Cristo e quant'altro. Un capitolo centrale del testo si occupa sostanzialmente dei controversi, rapporti, delle controverse e relazioni fra l'ordine del Tempio e l'Islam. Sappiamo perfettamente che fra le accuse che vennero rivolte all'ordine del Tempio da parte degli inquisitori papali, vi era anche la famosa connivenza e la famosa intelligenza con il nemico, cioè i Templari furono accusati di essere stati tra i maggiori responsabili della perdita della Terra Santa, perché non avevano, come dire, combattuto come avrebbero dovuto, dal momento che qualcuno insinuava che in realtà fossero in combutta con i loro nemici storici, ovvero con i musulmani. Nella realtà dei fatti le cose stanno in maniera assolutamente diversa. I Templari ebbero sempre un rapporto chiaramente di rispetto nei confronti di quelli che erano i potentati musulmani della Terra Santa, e del resto non poteva essere, diciamo, diversamente, dal momento che è vero che la loro vocazione era quella di guerrieri combattenti, quindi un ordine in guerra permanente, ma è anche vero che la guerra che i Templari
portarono in Terra Santa non era una guerra offensiva, ma era una guerra difensiva, ovvero sia una guerra che tentava di arginare il potere dei potentati musulmani. Cioè, dobbiamo immaginare che il re di Gerusalemme era una goccia in un mare musulmano e quindi era necessario in qualche maniera non soltanto essere degli ottimi guerrieri quando necessitava, ma di essere degli ottimi strateghi che dovevano in qualche maniera dosare l'uso delle armi. Per cui, diciamo, quello che può essere definito come un integralismo, come un'ortodossia da parte dei Templari, è una favola, è una fantasia che assolutamente non ha alcun addentellato storico con la vita quotidiana che i Templari svolgevano in Terra Santa. Dal momento che vivendo in quelle terre, specie coloro i quali vivevano in Terra Santa da molto tempo, avevano imparato a conoscere gli usi, i costumi dei musulmani e a rispettarli, entro naturalmente quelli che possiamo sicuramente considerare dei limiti leciti, ecco, se così possiamo dire. Per il resto, possiamo sicuramente affermare che quando i Templari intervennero anche da un punto di vista diplomatico per smorzare le controversie fra i potentati musulmani e il Regno di Gerusalemme e i potentati franchi, i nobili franchi, lo fecero esclusivamente per una questione di convenienza politica e soprattutto per non scatenare dei conflitti che avrebbero potuto avere delle conseguenze letali. E questo avviene soprattutto dopo il 1187, ovvero sia dopo la perdita di Gerusalemme, quando comunque il regno di Gerusalemme viene ridefinito da un punto di vista dei confini e quindi la casa principale dell'ordine viene trasferita da Gerusalemme a San Giovanni d'Acri, una volta che la stessa San Giovanni è stata riconquistata da parte dei cristiani durante la terza crociata dalle armate appunto congiunte di Filippo Augusto di Francia, di Riccardo Coeur di Leone e poi altri potentati occidentali, tra cui il duca Leopoldo d'Austria, che erano intervenuti appunto a dar manforte a questo regno che già cominciava all'epoca a manifestare i propri cenni di cedimento. Quindi un rapporto di rispetto, ma nello stesso tempo un rapporto di, come dire, anche in alcuni momenti molto aspro, e racconto degli episodi che sono naturalmente documentati sia da cronisti occidentali che da cronisti orientali, nei quali appunto vediamo come talora la diplomazia cedeva invece il posto ad una certa asprezza, ad una certa spigolosità dei rapporti. E poi dobbiamo considerare una cosa sostanziale sulla quale diciamo, si è poco indagato, è che i Templari, voglio dire, avevano nelle loro magioni degli schiavi saraceni. Quindi il loro rapporto con i saraceni, specie quando appunto erano costretti ad affrontarli in battaglia, era quello comunque di guadagnare un bottino che non era semplicemente quello di, come dire, rastrellare le armi o i cavalli, ma rastrellare anche gli uomini che servivano poi per portare avanti il lavoro, il ménage delle case del tempio, ma e non solo in Oriente, ma anche nella penisola iberica. Abbiamo molti esempi di raid che furono condotti in territorio saraceno da parte dei Templari per appropriarsi di malcapitati che venivano poi impiegati per i lavori più duri, ma non solo, anche per i lavori più qualificanti più qualificati e più qualificanti, come per esempio il lavoro del fabbro, che era un lavoro richiestissimo. Sappiamo che i musulmani conoscevano molto bene alcune tecniche di costruzione delle armi, tra cui la damascatura, che era appunto una tecnica utilizzata proprio sulle armi da taglio, in particolare sulle spade, ma non solo. Che dava appunto una particolare leggerezza e al tempo stesso forza alle lame che venivano forgiate secondo queste tecniche. Proprio grazie a questo, i templari
avevano un occhio di riguardo nei confronti di quei musulmani che avevano queste conoscenze, queste tecniche di costruzione delle armi e non erano, voglio dire, assolutamente disposti, anche quando c'era la richiesta da parte di alcuni sultani di scambiarsi vicendevolmente i prigionieri, i templari questo non lo facevano perché appunto non volevano perdere molto spesso queste manovalanze altamente specializzate che sarebbe stato effettivamente molto difficile poter sostituire. Quindi come ho tentato adesso un po' di chiaroscurare in questa nostra discussione, in questo piccolo dibattito che appunto abbiamo aperto in serata, il testo esamina degli aspetti poco noti. Sarebbe stato un po' un controsenso raccontare nuovamente le vicende dell'ordine che ormai noi tutti conosciamo, e del resto diciamo che questo libro va un po' in tendenza rispetto a quella che è un po' la storiografia internazionale, in particolare quella francese e quella britannica, che sono quelle che hanno negli ultimi 20 anni scandagliato a fondo le vicende dell'Ordine del Tempio nei più riposti meandri che appunto potessero essere indagati. Tra gli studi più importanti che posso sicuramente segnalare sono quelli di Jochen Burgdorf, che ha scritto un libro meraviglioso dove peraltro ha esaminato non solo l'organizzazione dell'ordine, ma ha lavorato molto addirittura sulla ricostruzione della vita di singoli dignitari templari, sui quali chiaramente ha fatto una ricerca minuziosissima, ma ci sono anche gli studi di Jonathan Rae-Smith, compianto storico britannico, che è deceduto da qualche anno, che ha scritto dei testi, delle monografie, ma non solo, anche dei saggi molto molto interessanti, dedicati sia ai templari che agli ospedalieri. Helen Nicholson stessa, Malcolm Barber, ma lo stesso Demiurge, e in Italia abbiamo come tra i maggiori esempi sicuramente Francesco Tommasi, Simonetta Cerrini, abbiamo anche, vabbè, Franco Cardini, è inutile voglio dire, dirlo, ha pubblicato proprio insieme a Simonetta Cerrini un testo molto molto interessante che mi è stato molto utile per sciogliere alcuni nodi esegetici sui quali in qualche maniera mi ero un po' arenato. In questo libro nasce in realtà circa 3 anni fa, quando cominciai a raccogliere il primo materiale che sarebbe servito un po' da scheletro per la costruzione del volume. E fortunatamente ho avuto pazienza di non metterci immediatamente le mani, perché oggi, con tutto quello che poi è uscito, avrei dovuto naturalmente completamente smontare il lavoro e ricostruirlo da capo, perché le interpretazioni non solo sono molteplici, ma si accavallano e sempre più interessanti. Per cui diciamo che se dovessi dare, come dire, riassumendo il contenuto, stringendolo al massimo, dare, come dire, una sorta di sunto di quello che è il contenuto del volume, direi che il titolo è sicuramente comprensivo degli argomenti che ho trattato, appunto la mistica, perché la prima parte del libro si occupa proprio di indagare la spiritualità del tempio, l'Islam, ovvero sia i contatti appunto con il mondo islamico, sciogliendo appunto quelle che sono controversie che da un po' di anni in qualche maniera vi sono fra gli studiosi, e la guerra, che naturalmente rappresenta poi appunto la vocazione per antonomasia di un ordine che appunto era combattente e che ho tentato di esaminare cercando non solo di ricostruire, come dire, l'organizzazione militare in sé, ma la dottrina, la disciplina che c'era alla base, che tu combatti se hai e combatti appunto distinguendoti, e questo sul campo di battaglia, se hai una motivazione, se hai una dottrina, se hai una disciplina che viene riconosciuta anche
all'esterno, cioè dai tuoi nemici. E questo chiaramente è incontrovertibilmente vero, perché l'abnegazione nei confronti della causa dei Templari fu riconosciuta dai cronisti arabi, che li hanno dipinti naturalmente come una particolare categoria di franchi dedita alla guerra santa. Quindi all'esterno davano effettivamente l'impressione di essere non soltanto dei combattenti, ma dei combattenti sacri. E questo lo capisce molto bene Saladino, che ribalta sostanzialmente il concetto di Maricidium. Sapete che Bernardo di Chiaravalle, che è sicuramente il maggiore ideologo dell'ordine del Tempio, cioè colui il quale non solo scrive la regola, ma scrive appunto il De laude novae militiae, cioè l'elogio della nuova cavalleria, cerca di giustificare l'omicidio, l'assassinio da parte di uomini che appartenevano al ceto, diciamo così, religioso, agli ambienti religiosi, giustificandolo come malicidium, ovvero sia, cioè il templare non uccide un essere umano, ma sopprimendo il saraceno, cioè il pagano, sopprime il male. E quindi in questo modo, proprio in virtù di questa capacità di opporsi con le armi al male, non commette un omicidio, bensì un'opera santa per la quale naturalmente avrà l'eterna beatitudine, perché il nodo gordiano su cui si basa poi sostanzialmente tutta la prima parte della storia del Tempio è proprio questo, cioè la giustificazione ideologica all'omicidio, quando effettivamente le scritture parlavano esattamente del contrario, cioè evidenziavano come l'omicidio appunto dovesse essere stigmatizzato come uno tra i peccati mortali che portavano alla dannazione. Niente, in realtà questo concetto viene ribaltato. Quindi il templare è il malicida e nello stesso tempo è il martire, perché si immola in nome di Cristo e in nome di Cristo diventa martire e quindi meritevole di ascendere con questa sorta di teosis guerriera al paradiso. Bene, Saladino comprende, capisce esattamente che la molla, che il concetto su cui ruotava la mistica del Tempio era quella della guerra santa, e la ribalta. Diventa lui il Maricida. Nel momento in cui vince ad Attin le armate cristiane, ordina l'esecuzione dei cavalieri templari e degli ospedalieri che si trovavano sul campo di battaglia, conquista Gerusalemme, purifica i luoghi santi dalla presenza dei cristiani. È lui che a un certo punto diventa il malicida per antonomasia, e il male da chi è rappresentato, in questo caso proprio dai templari. È un classico esempio, un chiaro esempio di ribaltamento della posizione, dove chiaramente il favore di Dio è nei confronti del Saladino e non nei confronti dei templari, che in qualche modo non vengono favoriti dal loro Dio. Quindi, se così possiamo dire, esiste quasi una guerra fra divinità, una guerra escatologica nella quale appunto la guerra portata sul campo di battaglia rappresenta contestualmente lo scontro fra due forze sovrasensibili, il Dio dei cristiani e l'Allah dei musulmani. E questo chiaramente è un classico esempio non solo di comprensione del nemico, ma di immedesimazione nella missione del nemico e di demolizione della stessa attraverso l'inversione dei ruoli, quasi in maniera pirandelliana, se così possiamo dire, utilizzando naturalmente un paragone traslato che però, a mio modo di vedere, rende un po' l'idea. Quindi questi tre blocchi rappresentano, naturalmente, un fil rouge che collega un capitolo all'altro, l'impianto sul quale questo libro è stato, diciamo, costruito. Adesso, naturalmente, spetterà al benevolo lettore effettivamente dare un giudizio su questa costruzione, se effettivamente quelle che sono le mie teorie, le mie tesi, sono effettivamente, perché naturalmente ogni studioso ha una propria interpretazione, naturalmente tutta basata sulle fonti primarie, ma
sempre di interpretazione si tratta, perché nessuno di noi era lì per vedere effettivamente come le cose sono andate nella realtà. E quindi il mestiere dello storico è proprio quello di andare a costruire una nuova visione degli eventi, affinché possiamo diventare naturalmente noi tutti più consapevoli di una realtà storica così affascinante come quella che ha a che fare con le vicende dell'Ordine del Tempio. Per aggiungere poi un'altra, diciamo così, chicca, se così possiamo dire, è che all'interno del testo ci sono numerose illustrazioni, tra le quali una parte realizzate al tratto da Igino Perrucci, che è un ottimo disegnatore, e che sono servite proprio a ricostruire, nella maniera più minuziosa possibile, anche, come dire, gli armamenti, ma non solo, gli stendardi, e gli equipaggiamenti che venivano impiegati sul campo di battaglia, ma non solo. Ci sono anche delle ricostruzioni con l'intelligenza artificiale che sono state realizzate per ricostruire anche scene di vita quotidiana dell'ordine, e per chiaroscurare anche quelle che potevano essere, diciamo, le fattezze di un templare. Tu, ad esempio, Maurizio, potresti essere un ottimo Jacques de Molay. Questo naturalmente, no, no, naturalmente io ti esento dalla sorte infelice che è toccata al nostro Jacques de Molay, però diciamo che ricorderesti sicuramente un templare, di quelli buoni, però naturalmente, di quelli valorosi, anche perché hai questa bella barba che ti contraddistingue. Quindi, al di là dello scherzo, quello che voglio dire è che comunque, a mio modo di vedere, l'apporto iconografico è sostanziale, perché come dire, alla parola che, come dire, si sovrappone all'immaginazione del lettore, bisogna dare un supporto, a mio modo di vedere, anche di carattere plastico, e la plasticità viene data dalle immagini. Sotto questo aspetto io sono un po' in controtendenza con quella, diciamo così, quella parte del mondo accademico che in qualche modo, giustamente, perché naturalmente ci sono delle ragioni assolutamente filologiche in questo, cerca di limitare al massimo l'impiego dell'iconografia, perché un testo deve essere scientifico, nella scrittura più che nella, come dire, costruzione plastica. E io ho cercato di fare, come dire, una piccola eccezione, costruendo un testo che ha chiaramente una cribbia di carattere scientifico rigorosa, e nello stesso tempo però ho voluto dare anche questo quid in più per accompagnare, come dire, la lettura, e per renderla anche più visivamente appetibile, ecco, se così possiamo dire. Cristian, bisogna andarlo a comprare, anzi non c'è neanche bisogno di andarci perché è in vendita su Amazon e quindi è Certo. facilissimo, basta inserire il titolo, che io ripeto, è I Templari, la mistica, l'Islam, la guerra di Cristian Guzzo. Sono 222 pagine che costano 13,52 euro su Amazon. E quindi una spesa assolutamente accettabile e accessibile a chiunque. Ti sei buttato in una bella impresa perché, Sì. come tu stesso hai detto, la letteratura sui Templari è talmente vasta che riuscire anche a trovare una chiave di lettura un po' diversa, un po' più comprensibile per un lettore comune, non era un'operazione facile. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi. E ricordo a tutti di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org e arrivederci alla prossima video presentazione.